Come altri eventi, anche Florviva, la longeva rassegna dedicata al florovivaismo, che tocca la sua 44esima edizione, torna a pieno regime dopo i 2 anni di stop a causa della pandemia da Covid. 150 gli espositori pronti a mettere in vetrina le proprie attività nei padiglioni del porto turistico di Pescara da sabato 23 a lunedì 25 aprile. Produzioni che svariano da fiori a piante ornamentali, piante da orto e da frutta, aziende di giardinaggio, in buona parte dall'Abruzzo, con buona rappresentanza anche di altre parti d'Italia e dall'estero. Il nostro settore, davanti alle sfide che si è trovato davanti, ha saputo reagire in maniera intelligente, continuando nel lavoro quotidiano e soprattutto investendo, continuando ad investire in tecnologia e in ricerca per superare le difficoltà momentanee e guardare comunque con ottimismo al futuro. Alla mostra del fiore di quest'anno potete incontrare tutto ciò che c'è di bello in Abruzzo nel settore del florovivaismo, dei fiori recisi. L'Abruzzo al centro come territorio dell'Italia si presta in modo molto bello e molto concreto in ciò che può rappresentare tutto il nostro settore. Tra le novità dell'edizione 2022 c'è l'istituzione del premio letterario di poesia Florviva e la partecipazione della TAO, Associazione Triveneto Amatori Orchidee, sezione Abruzzo. Un'occasione per incontrare i cultori di queste fantastiche piante, per avvicinarsi a questo mondo e per acquistare specie rare botaniche presso i venditori internazionali presenti alla mostra. Vi attende un mix di colori e profumi che renderanno questi 3 giorni indimenticabili. Taglio del nastro sabato prossimo ore 10 e spazi aperti nei 3 giorni dalle 10 alle 20 con ingresso gratuito e presenza anche di stand culinari. La pandemia ci ha bloccati, oggi lo consideriamo quest'anno la ripartenza vera del territorio. Ci sono diverse, tante aziende sul territorio che lavorano sulla floristica e per cui è importante che la Camera stia vicino a queste aziende. Auguriamo effettivamente che sia un ottimo evento e che possa portare ricchezza al territorio e in particolar modo a questo settore.